Buonasera a tutti, benvenuti alla Casa delle Letterature. Diamo il benvenuto a Roberto Ippolito. Grazie, grazie. Autore del libro Il delitto, delitto Neruda, edito dalla casa editrice Chiare Lettere, e a Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. Siamo molto contenti di essere qui e anche molto emozionati, come potete immaginare, perché è un po' una rinascita. Quella di questa sera, la Casa delle Letterature ha già riaperto al pubblico, è stata riavviata l'attività di studio negli spazi esterni della biblioteca. Il 3 luglio abbiamo avuto il piacere e l'onore di accogliere il vincitore del premio Strega, Sandro Veronesi, insieme al nostro caro amico Stefano Petrocchi. È qui con noi anche la nostra direttrice, la dottoressa Maria Rosaria Senofonte, è qui tra il pubblico, forse avremo occasione anche di salutarla più tardi. Eccoci qua, benvenuti, siete i benvenuti, vi raccomando solo di mantenere la distanza di sicurezza, di mantenere la mascherina e vabbè, di rispettare tutte le norme che ci sono imposte in questo periodo così particolare. Io lascio subito la parola ai nostri e cominciamo con una lettura di Raffaele Fusaro. Raffaello Fusaro. Prego. Questa volta lasciatemi essere felice. Non è successo nulla a nessuno, non sono in alcuna parte, accade solamente che sono felice in tutte le parti del cuore, camminando, dormendo o scrivendo. Che ci posso fare? Sono felice, sono più innumerevole dell'erba nelle praterie, sento la pelle come un albero rugoso e sotto l'acqua, sopra gli uccelli, il mare come un anello alla mia cintura fatta di pane e di pietra alla terra, l'aria canta come una chitarra, tu al mio fianco, sulla sabbia, sei sabbia, tu canti e sei canto, il mondo oggi è la mia anima, canto e sabbia il mondo, e oggi la tua bocca, lasciatemi, nella tua bocca e nella sabbia essere felice, essere felice perché sì, perché respiro, perché tu respiri, essere felice perché tocco il tuo ginocchio ed è come se toccassi la pelle azzurra del cielo e la sua freschezza oggi, lasciate me solo, essere felice con tutti o senza tutti, essere felice con l'erba e con la sabbia, essere felice con l'aria e con la terra, essere felice con te, con la tua bocca. Essere felice. Allora, buonasera. Buonasera. Grazie Raffaello Fusaro per questa lettura, Ode al giorno felice, è stata scelta dall'autore del libro, da Roberto Ippolito, ed è una scelta volutamente paradossale, provocatoria, perché abbiamo letto questa poesia di Pablo Neruda nel giorno della sua morte, il 23 settembre 1973. L'abbiamo scelta, l'ha scelta Roberto Ippolito per farvi entrare subito in un a contatto, in confidenza con questo poeta straordinario cileno, Pablo Neruda, e con il suo sentimento grande, creaturale dell'esistenza. Era un poeta che non aveva timore di cantare la gioia, la pienezza del cuore e del canto, e di cantare anche tutta un'altra serie di cose meno piacevoli, che erano le sofferenze del popolo cileno e degli oppressi in particolare. Dunque, 23 settembre 1973, in quali circostanze è morto Neruda? In quali circostanze, potremmo dire, prendendo subito spunto dal titolo di questo libro,
è stato ucciso il poeta Pablo Neruda. Delitto vuol dire quello. Parafrasando Roman Jakobson, il grande critico russo, il Novecento è un secolo che ha dissipato i suoi poeti. Neruda non è stato il primo e non è stato l'ultimo. Due anni dopo sarebbe venuta la morte di Pierpaolo Pasolini. Ovunque i poeti nel Novecento sono venuti a contatto con la parte più oscura dell'altro secolo, con il potere totalitario, ne è nato un conflitto. Da questo conflitto sono spesso, dal punto di vista della cronaca, hanno avuto spesso la peggio i poeti. È capitato a García Lorca negli anni 30 in Spagna, è capitato a Osip Mandelstam, morto in un gulag russo in quegli anni, sempre in Unione Sovietica, è capitato a Pablo Neruda e a Pierpaolo Pasolini, anche se Pierpaolo Pasolini, diciamo, non si è scontrato direttamente con un potere costituito, anche se pochi giorni prima della sua morte aveva scritto un famoso articolo sul Corriere della Sera che si intitolava Io so, dove attaccava frontalmente il potere. Un secolo dunque che ha dissipato i suoi poeti, di questo stiamo parlando, e nel caso di Neruda probabilmente stiamo parlando di una personalità di caratura assolutamente eccezionale. Poeta cileno, sentito in patria come un padre della patria, come un poeta abate, come potevano essercene nell'Ottocento, ma anche un poeta di enorme seguito e popolarità mondiale, un premio Nobel, un poeta che era anche un messaggero dell'ideale comunista del mondo, un poeta che, insomma, ha girato il mondo portando appunto sulle sue gambe gli ideali in cui credeva. Poeta, quindi, in quel settembre del 1973, in cui si verifica il primo tragico 11 settembre della storia, era diventato improvvisamente scomodo, tremendamente scomodo rispetto al potere preso in mano in Cile da Pinochet. Come sapete, no, l'11 settembre viene sovvertito il governo legalmente eletto di Salvador Allende e pochi giorni dopo muore l'altra figura di spicco, molto più importante a livello mondiale del capo del governo cileno, anche muore Pablo Neruda. Muore in circostanze misteriose, che appaiono a tutti misteriose, anche intanto per questa strana coincidenza temporale. Muoiono in un paese che piomba in un clima di violenza di Stato terrificante, da subito. Muore insieme a molte altre persone, ma certo lui è la figura di maggiore spicco. Ma che cosa è accaduto realmente in quella clinica Santa Maria di Santiago del Cile, dove il poeta è ricoverato per un tumore alla prostata apparentemente sotto controllo? A lungo non si sa molto. Chi ha conosciuto le opere precedenti di Roberto Ippolito, scritte sia per l'editore Chiare Lettere, sia per Bompiani ed altri in passato, sa che tipo di giornalismo d'inchiesta sia capace l'autore. Roberto, e questa è la prima domanda che gli farò a breve, si è letteralmente scatenato alla ricerca delle circostanze in cui matura la morte di Neruda,
e lo fa mettendo insieme, come ha sempre fatto nei suoi libri, una mole di dati e di letture, dandone conto, proprio come dire, su nero su bianco, sulla pagina. Vorrei arrivare piano piano, perché questo è un libro che si legge tutto d'un fiato, perché si ha immediatamente la voglia di saperne di più seguendo l'inchiesta messa in fila, mettendo in fila i dati uno dopo l'altro, così come fa Ippolito. Però la prima sembra di seguire a un certo punto una puntata di Law and Order, no? Dove c'è la definizione, la dichiarazione del fatto, l'esposizione del fatto, e da lì in poi, uno dopo l'altro, si vengono a scoprire, diciamo, si mettono insieme tutti i vari tasselli dell'indagine. Ve lo dico subito, alla fine di questo libro probabilmente non abbiamo individuato la persona con in mano la smoking gun, però un'idea molto molto precisa di quello che è accaduto ce la siamo fatta, quasi direi in termini giudiziari al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma detto questo, vorrei appunto chiedere intanto a Roberto come ha incontrato questa storia e quanto tempo è passato dal momento in cui, incontrata questa storia e scattata in lui la molla a ricercare la verità, o quantomeno una verità storica, circostanziale, di quello che è accaduto quel 23 settembre, siamo arrivati, quanto tempo è passato finché siamo arrivati alla uscita di Delitto Neruda? Perché non, da quello che si capisce, non deve essere passato poco tempo e non deve essere occorsa poca fatica per arrivare in fondo a questo lavoro. Stefano, mi hai messo i brividi letteralmente, ti ringrazio. E perché? Perché alla fine di tutto il percorso, ma anche qualche volta durante il percorso, io la sento addosso questa storia. Perché la sento addosso? Chi scrive un libro d'inchiesta deve tenere il distacco, chiaramente. Ma poi a un certo punto si trova di fronte a dei fatti così eclatanti, così forti, così inquietanti, così atroci, che ti condizionano, non la scrittura, perché tutto il lavoro si sente, no? C'è qualche difetto? Tutto il lavoro è stato sempre animato dal dubbio, e solo, tant'è vero che eccezionalmente rispetto ai precedenti libri, il titolo l'ho deciso con l'editore soltanto alla fine, perché è ciò che è venuto fuori. Dubbio significa anche raccontare cose contrastanti fra loro. L'idea è nata nel modo più semplice, in realtà. Una mattina leggevo un articolo di un giornale non italiano, e devo anche confessare, impicciandomi di fatti che non mi riguardavano, leggendo una cosa che poteva interessare un'altra persona, mi sono incuriosito subito. Quella mattina dovevo parlare con l'editore per tutt'altro motivo, dovevo parlare, gli volevo comunicare una certa cosa estranea. Alla fine, già che mi ci trovavo, ho buttato là due o tre idee, ho detto, e poi si potrebbe indagare un po' su Neruda. E lui, è l'editore, dice, guardiamo. Per la verità, Lorenzo Fazio, l'editore, mi ha veramente sostenuto e incoraggiato sempre. E anche quando all'inizio io continuavo a pensare il lavoro che volevo tentare di fare, non ero sicuro di poter fare, lo definivo, soprattutto a me stesso, ma non solo a me stesso, a quelle pochissime persone, 4-5, che sapevano su cosa stavo lavorando, perché ho lavorato in grandissimo segreto, e l'ho chiamato una fantasia, la mia fantasia, perché non ero sicuro di farcela, era effettivamente complicato per un milione di motivi.
E a quel punto non è tanto importante il tempo che ho impiegato, ma come ho impiegato le giornate nel modo totale, sistematico, senza perdere nulla, anche perché una storia che tu ascolti una poesia e c'è un riferimento a una cosa, insegui quella cosa e ne trovi un'altra. E nella mia, chiamiamola anche mania, di completezza, ho tentato di non perdere per strada veramente nulla, e la storia in qualche modo poi poteva essere raccontata, ecco, e lascio ovviamente il giudizio a tutti. Prima di arrivare al, come dire, a come, al metodo con cui tu ricostruisci sostanzialmente gli ultimi giorni e proprio le ultime ore di Neruda, volevo chiederti due cose che hanno a che fare. Uno, sul personaggio, su Pablo Neruda. L'altro, sull'epoca in cui matura la sua morte, il suo delitto. Allora, la prima, io, come sai, la prima volta che tu mi hai raccontato che stavi per lavorando su questo progetto, io ero stato da poco a Santiago del Cile e avevo visitato Isla Negra, una delle case di Neruda, che adesso sono sostanzialmente delle case museo gestite da una fondazione, ed ero andato lì per cercare, fra tante in cui non avevo molti giorni a disposizione, ma fra tante volevo andare lì perché a Isla Negra è di fronte all'oceano. Non sapevo che Neruda, prima di essere ricoverato nell'ospedale Santa Maria di Santiago, veniva proprio da Isla Negra, e volevo capire un po' di più di questo personaggio, di cui avevo letto certamente qualche verso, di cui sapevo delle cose. Naturalmente tutti noi abbiamo visto il film Il Postino, e, insomma, volevo farmi un'idea di questa grande personalità della letteratura mondiale. E ti dico un paio di impressioni che ti sottopongo, perché ovviamente tu sei stato molto più a contatto di me con l'autore. Lì ho visto intanto una casa non grande ma neanche piccola, fra l'altro dono di nozze della prima moglie di Neruda, che poi presto scompare di scena. Non è la Matilde Urrutia, che è la sua compagna nel momento in cui muore, ed è una casa appunto a picco sull'oceano Pacifico, non lontano da Santiago, con una meravigliosa e piccolissima camera da letto al secondo piano, con il letto di fronte a una finestra tutta parete, quindi Neruda dormiva guardando l'oceano sostanzialmente. Una casa piena di paccottiglia, tu ricordi le polene, cioè, ci sono polene attaccate al muro ovunque, piena di memorabilia, anche di scarso valore, le macchine da scrivere, tutto quello che potete immaginare, che fa parte un po' anche di un ego evidentemente molto molto ampio, che doveva essere quello del poeta, come di quasi tutti i poeti. Ma una cosa che mi ha colpito è, diciamo, nella parte più in basso, quella più vicino alla spiaggia, alla scogliera, una stanza dove Neruda amava accogliere i suoi amici, con un banco dove lui era solito offrire i suoi dei cocktail, dei liquori, come se fosse un vecchio bar, no? Con un bancone, al di là c'era lui, davanti c'erano i suoi amici, ce la dobbiamo figurare così, e nel soffitto a cassettoni erano intagliati i nomi dei poeti morti, suoi amici, con il loro nome soltanto, perché a significare non il rapporto con la figura del poeta, ma il rapporto personale. Per esempio, il primo di questi nomi intagliati è Federico García Lorca. E questo
non poteva lasciare indifferenti. Cioè, dava proprio l'idea di un sentimento grande dell'esistenza. Questo era quello che, secondo me, Neruda faceva vedere di sé da questa semplice, diciamo, usanza di scolpire i nomi dei poeti sui cassettoni del soffitto. Tu che idea ti sei fatto di Neruda? Allora, Prato, scusate, guardate la foto, c'è il poeta vicino al mare, no? Allora, quella foto sono affezionatissimo. Vabbè, non si dovrebbe dire che l'ho letteralmente scelta con l'editore, ovviamente. E la foto è di un amico di Pablo Neruda, e lì è indicato anche il credito, ovviamente. Amico con il quale ha realizzato appunto il libro Una casa sulla sabbia. È una vecchia edizione anni 60, oggi ovviamente le pubblicheremmo molto più belle, pubblicheremmo libri di fotografia molto più belli, ma per dire proprio il rapporto, e quella foto mi sembra veramente indicativa del percorso, del cammino e purtroppo della fine. Hai detto delle cose molto importanti e ovviamente anche una di carattere diverso fra me e te nella percezione, per così dire, del collezionismo. Io il collezionismo non lo definirei una cosa per gli altri, ma una cosa per sé. Ovviamente poi ci può essere sempre per tutti i collezionisti il piacere di esibire le proprie raccolte, e Pablo Neruda di raccolte ne faceva un'infinità dovunque, in tutte le case, nelle tre case cilene, le altre sono a Valparaíso e a Santiago, ma nel breve periodo, 2 anni circa, nei quali è stato ambasciatore a Parigi, 71 e 72, aveva una casa in Bretagna e l'aveva riempita delle stesse identiche cose, per esempio le conchiglie o le navi in bottiglia, che, come dire, messe tutte in fila sono anche fantastiche. Questa è, direi, è questione chiaramente di gusto. Lui aveva proprio una passione per ricercare le cose alle quali in qualche modo poteva essere anche legato per qualche motivo. La casa di Isla Negra fuori c'è una sorta di locomotiva, perché non è una locomotiva esatta, che gli ricorda la sua infanzia, girava a mercatini alla ricerca delle cose. Hai colto un aspetto veramente importante, il legame suo con le persone, l'affetto. Diciamo, ne hai messi due insieme, il legame suo con le persone e con gli affetti che durano veramente i decenni, 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 che attraversano le epoche, le persone vive o le persone morte, come nel caso di quelle incisioni. La vicenda di Federico García Lorca, 1936, chiedo scusa, la morte, è quella che lo segnerà tutta la vita. E per mettere a fuoco, ricordiamo che Pablo Neruda è nato il 12 luglio 1904, quindi quando muore ucciso Federico García Lorca ha 32 anni ed è console a Madrid. Console vuol dire dipendente, ambasciatore nominato dal governo di Salvador Allende. Quel fatto segnerà tutta la vita. Non so se vogliamo leggere la poesia proprio che ricorda i giorni, leggere ovviamente Raffaello Fusaro, spiego alcune cose. La poesia che ricorda quando viveva a Madrid e quello che era successo dopo, durante i suoi giorni a Madrid. Io vivevo in un quartiere di Madrid, con campane, con orologi, con alberi. Da lì si vedeva il volto secco della Castiglia come un oceano di pelle. La mia casa era chiamata la casa dei fiori, perché in ogni parte scoppiavano i geranei. Era una bella casa con cani e bambini. Raul,
Ti ricordi? Ti ricordi, Rafael? Federico? Ti ricordi da sotto la terra? Ti ricordi della mia casa con balconi dove la luce di giugno affogava fiori nella tua bocca? Fratello, fratello, tutto era alte voci, sale di mercanzie, agglomerati di pane palpitante, mercati del mio quartiere, di Aculieres con la sua statua come un calamaio pallido tra i merluzzi. E una mattina tutto stava ardendo e una mattina il fuoco usciva dalla terra divorando esseri e da allora fuoco e da allora esplosioni e da allora sangue. Sciacalli che lo sciacallo ripudierebbe, pietre che il cardo secco morderebbe sputando, vipere che le vipere avrebbero odiato, generali, traditori. Guardate la mia casa morta, guardate la Spagna spezzata. Domanderete perché la sua poesia non ci parla del sogno, delle foglie, dei grandi vulcani del suo paese natale. Venite a vedere il sangue per le strade, venite a vedere il sangue per le strade, venite a vedere il sangue per le strade. Ecco, dunque in questa poesia avete sentito appunto nominare per nome alcuni grandi poeti, Raffaello Alberti, Federico, ovviamente sempre Federico García Lorca e Raúl González Tuñón. Tra l'altro il clima in Spagna, il clima anche gioioso di scoperta, di grande elaborazione e di fervore intellettuale di quel periodo a Madrid è raccontato nel primo capitolo di questo libro di Delitto Neruda. Allora, l'altra domanda che ti volevo fare era questa, che dunque certo in Italia non possiamo dare lezioni a nessuno sui misteri irrisolti, no? Ne abbiamo ben, insomma, parecchi. Questa cosa, questo mistero in Cile, come è vissuto? Io lo chiamo mistero, in realtà abbiamo capito che il mistero non è, ma insomma, io quando sono stato in Cile ho sentito parlare di quegli anni dai cileni sempre con riferimento alla junta militar, al massimo al governo militare, cioè la giunta militare e il governo militare, una notazione tecnica da costituzionalisti, non alla dittatura. Pinochet è morto nel suo letto da senatore della Repubblica Cilena. Come hanno fatto i conti? Non ti voglio chiedere, perché sarebbe un argomento enorme rispetto a quegli anni i cileni, ma rispetto alla morte del loro poeta nazionale. Quando hanno cominciato a interrogarsi, tu lo racconti, insomma, hanno cominciato a istruire un vero e proprio processo molti anni dopo, i fatti. E con molta fatica e senza ancora il risultato, quindi tecnicamente, giuridicamente, il mistero è un mistero. Ufficialmente vale questo, ve lo faccio vedere dopo, casomai lo commentiamo, certificato di morte. Pablo Neruda è morto per il cancro alla prostata. C'è scritto causa che sia cancerosa, cancro alla prostata, metastasi cancerosa. Ufficialmente la causa è questa. Io mi assumo la responsabilità, mi sono assunto la responsabilità con l'editore di dichiarare che si tratta di delitto. Fino
al 2004 nessuna voce in pubblico, qualche intervista, qualcosina in realtà era accaduta anche da parte di Matilde Urrutia, la vedova, qualche traccia c'era, ma sostanzialmente dal 1973 al 2004 quella è la versione. Nel 2004 inutilmente, e sottolineiamo inutilmente, l'autista degli ultimi mesi di Neruda, Manuel Araya, denuncia che è stato ucciso, e ora diciamo in che modo, secondo l'autista. L'intervista che fa con un giornale locale e leader di San Antonio non ha alcun effetto. Nella prima pagina del giornale la notizia è piccola così, la notizia di una vincita a un concorso tipo il Superenalotto è grande così. Manuel Araya tenta in tutti i modi di riuscire a far parlare della sua accusa, zero. Un'altra intervista nel 2009 va vuoto. Finalmente, dopo 1000 tentativi a tu per tu, nel 2011, quindi siamo molti anni dopo rispetto al 1973, parentesi, abbiamo fatto bene a stare al coperto, nel 2011, con un'intervista Manuel Araya al settimanale messicano Proceso, la questione diventa non più fermabile. In seguito a una denuncia degli avvocati del Partito Comunista, il 30 maggio 2011 si apre un'inchiesta giudiziaria condotta dal magistrato Mario Carrozza. Pochi mesi dopo si unisce anche il nipote Rodolfo Reyes, rappresentante legale dei familiari, perché ha acquisito elementi e ritiene che ci sono gli elementi per risalire alla verità sulla morte dello zio Pablo. Sulla fascetta potete leggere il bisogno di verità, tutto il mondo deve sapere la verità sulla morte di mio zio Pablo. Sono lusingato che poche settimane fa Rodolfo Reyes in un videomessaggio ha dichiarato che questo libro, questo mio libro, è un anticipo della verità giuridica impedita per vari motivi in Cile, e questa è la sostanza della tua domanda. Questa mattina la Fondazione Garzón è il magistrato spagnolo che ha indagato, che ha fatto arrestare Pinochet, arrestato e detenuto a lungo, ma mai condannato per nessun motivo, per nessuna violenza, per nessuna tortura, per nessuna evasione fiscale, sulla quale pure non c'è alcun dubbio. La Fondazione Garzón dice: è passato un altro anno senza la verità, e dice: questo libro è importante come contributo alla verità perché è ricco di documenti e testimonianze. Onorato, ma il fatto è che in Cile in questo momento la verità è ostacolata. L'attuale governo presieduto da Piñera ostacola il cammino del magistrato, possiamo anche dire il perché e il come, non saldando un piccolo debito con laboratori del Canada e della Danimarca, piccolo vuol dire meno di $40,000, che stanno svolgendo gli ultimi accertamenti con i quali ci sarebbe la prova del 9 del delitto dal punto di vista processuale. I campioni della terra di sepoltura prelevati dopo la riesumazione del corpo sono quelli che possono dare la risposta, ma per mesi, mesi e mesi i campioni della terra erano scomparsi. Dopo tante richieste da parte del magistrato, zero. Il magistrato di persona ha compiuto un sopralluogo anche dopo che il servizio medico legale aveva dichiarato: abbiamo fatto tutti gli accertamenti, li possiamo eliminare i campioni, non si sa com'è, che se alcuni erano scomparsi che cosa volevano eliminare, comunque ce n'erano 40 utilizzati. Il magistrato ha fatto una perquisizione e i campioni sono spuntati fuori
e adesso sono in Canada e in Danimarca. Ma ripeto, nonostante le sollecitazioni del magistrato, ci sono i documenti fra virgolette e il numero degli atti giudiziari, il governo non ha saldato il debito con i laboratori. Interessante. Allora, io provo a fare adesso un po' l'avvocato del diavolo, perché ho provato a seguire l'indagine e mi sono c'è un punto che non mi è chiaro. Allora, ci sono varie, diciamo, testimonianze e circostanze convergenti che dicono che quel certificato di morte per cachessia, cioè per denutrizione, non sia compatibile con le effettive condizioni di Pablo Neruda al momento della sua morte. Intanto perché il cancro alla prostata non era in fase particolarmente avanzata, non c'erano metastasi in altre parti del corpo. La clinica sembra aver ordito quella che si chiama giuridicamente una cospirazione, perché non si è trattato naturalmente dell'intervento di uno che passava di lì per caso. Probabilmente diciamo, l'entourage di Neruda e segnatamente Manuel Araya, insomma, il giovane autista, è stato allontanato nelle ore immediatamente precedenti alla morte, con la scusa di prelevare un farmaco necessario alla salute del poeta che non si trovava nella clinica. Probabilmente si è approfittato anche nei giorni precedenti di una assenza di Araya e di Matilde Urrutia, che erano a Islanega a prelevare degli effetti personali del poeta, che probabilmente avrebbe accettato una offerta di asilo che il Messico si era offerto di dare al poeta. E, come dire, un poeta premio Nobel universalmente noto dall'estero avrebbe potuto continuare a martellare e ad accusare la giunta Pinochet dei crimini che si stavano perpetrando in Cile. Insomma, nell'arco di poche ore, in realtà, perché dal momento in cui Manuel Araya abbandona la clinica alla morte passano poco più di 6 ore e c'è un, come dire, peggioramento immediato delle condizioni del poeta, mentre la denutrizione, insomma, per poter causare effetti ha bisogno di giorni. Sul corpo del poeta viene rinvenuto un arrossamento all'altezza del torace che potrebbe far pensare a una iniezione di un farmaco che poi ha condotto alla morte il poeta. Tutto questo nel libro di Ippolito è ricostruito con ampiezza di dettagli. Sappiamo che il governo ha eliminato alcuni dei suoi oppositori politici attraverso l'avvelenamento, che lo ha fatto più o meno nelle stesse modalità ipotizzate per Neruda, anzi addirittura nella stessa clinica è stato ucciso un ex presidente del Cile, Frei Montalva, qualche anno dopo. Tutto questo Ippolito lo ricostruisce con grande chiarezza. Il dubbio che mi è rimasto è: se le condizioni del poeta non erano gravi, come mai accetta di ricoverarsi in questa clinica affrontando un viaggio che tu racconti molto molto debilitante, in ambulanza da Isla Negra a Santiago, e di fatto, come dire, consegnandosi a un potere distante da sé? Questa è la domanda che mi sono fatto: se le condizioni fisiche del poeta non erano così gravi, perché
in una situazione così di circostanza, non se n'è stato letteralmente a casa sua? Allora, la domanda è perfetta e su questo punto, diciamolo tutto, la chiarezza del perché si sposta da Isla Negra a Santiago del Cile non c'è. Non è sicuro il motivo per il quale lui si trasferisce, si sposta, stando sostanzialmente benino, diciamo così, anche se dal giorno del colpo di Stato che lo riempie di angoscia, lui ha avuto la febbre, ha avuto problemi. Teniamo presente però il clima di isolamento totale in cui viveva a Isla Negra. C'era il coprifuoco, due giorni dopo una grande perquisizione con uno spiegamento di forze a casa sua delle truppe, come dire, agli ordini del regime, una quarantina di militari, perquisizione alla ricerca di improbabili terroristi, improbabili documenti. Fra l'altro c'è un episodio nell'ambito di questa perquisizione molto particolare, perché il capitano, conosciuto oltretutto, chiede a Matilde Urrutia di indicargli da dove cominciare la perquisizione, rischiando moltissimo, perché Matilde aveva nascosto accanto al letto dove stava Neruda, sotto un cestino, le ultime cose che Neruda stava scrivendo, che sono la conclusione delle memorie che confesso che ho vissuto proprio sulla morte di Allende, fra l'altro anche con qualche probabile imprecisione dovuta al clima di isolamento. Neruda vede il capitano e gli dice: cerchi pure, capitano, qui c'è una sola cosa pericolosa. Il capitano sbarra gli occhi, mette la mano qui probabilmente per prendere la pistola. Cosa? E Neruda risponde secco: la poesia. Si è fatto beffa perfino con uno spiegamento di forze di militari. C'è un punto però che l'avvocato del diavolo, devo contraddire l'avvocato del diavolo, il fatto che sia stato ripetutamente fermato nel breve tragitto, che è diventato un lunghissimo tragitto di ore e ore, da Isla Negra a Santiago del Cile, ci dimostra una cosa, che era tenuto sotto osservazione, che il percorso era conosciuto, che volevano controllarlo e intimidirlo passo passo, perché altrimenti non si spiegano tutti quegli stop, tutti quei controlli e anche, diciamolo, dei maltrattamenti. Matilde racconta che l'ha visto piangere, cioè una situazione disperata. Ma nonostante questo, le sue condizioni, come giustamente hai ricordato, non sono da malato terminale. Possiamo ricordare molte testimonianze, per brevità non lo faccio, ma non c'è traccia da nessuna parte che fosse un malato terminale. Attenzione, aveva il cancro, è assolutamente vero e fuori discussione, ma in quei giorni, in quei 4-5 giorni in clinica ha lavorato, ha scritto, ha ricevuto un diplomatico svedese, nome impronunciabile, tra gli ultimi a vederlo vivo, ha detto era assolutamente lucido. Un giornale di destra legato quindi al regime ha detto che ha scritto fino all'ultimo, l'hanno anche voluto far sapere che ha scritto fino all'ultimo, e questa cosa qui, virgolette, la parola che è un po' sgradevole, puzza di bruciato, per così dire. Tu hai messo insieme molti elementi, non so se vogliamo l'iniezione, se vogliamo riassumerli un po' rapidamente. Allora, la denuncia di Manuel Araya qual è stata? Neruda e Matilde Urrutia lunedì 24 settembre, domani sarebbero partiti per il Messico. Matilde e io siamo andati a Isla Negra a prendere le cose necessarie per partire.
Neruda era incerto se andare, ha detto più volte sì, ha detto più volte no, non voleva lasciare il Cile. C'era un aereo già in pista che l'ambasciatore aveva portato e non vedeva l'ora di far ripartire, perché a bordo c'erano opere di Diego Rivera e di Siqueiros che dovevano essere esposte a Santiago in una grande mostra non realizzata per via del golpe. Ricevono la telefonata di Neruda e gli dice: correte, correte, sto male perché mi hanno fatto un'iniezione nella pancia. Accade poi quello che ha raccontato Stefano, che arrivano, sta male effettivamente, e con un espediente, la richiesta di andare a comprare un medicinale, Manuel Araya esce. Diciamo subito che i negazionisti dicono quello che racconta Manuel Araya è da mitomani. Perché? Perché il suo nome non c'è nell'elenco delle commissioni per la verità, che sono le commissioni costituite per accertare effettivamente chi è stato ucciso e torturato dal regime. Verissimo, non era nelle commissioni per la verità, però il suo nome è nella lista dei detenuti torturati dello Stadio Nazionale Cileno, trasformato in campo di concentramento. Manuel Araya, accanto una sola parola: chofer. Manuel Araya è stato arrestato, detenuto e torturato perché era l'autista di Pablo Neruda. Come se non bastasse, hanno fatto anche scomparire il fratello. Allora, due parole sull'iniezione. L'iniezione è apparsa misteriosa effettivamente per anni, 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 anche se un paio di piccole tracce immediatamente dopo la morte le ho trovate. Però guardate questo giornale qui, tra l'altro molto velocemente, qui siamo la mattina dopo, Pablo Neruda muore, abbiamo detto, alle 22:30 a Santiago del Cile nella clinica Santa Maria, non può partire il giorno dopo per il Messico, come dire, il possibile perché, il possibile movente, lo ha detto Stefano Petrocchi. Questo giornale, il Mercurio, è legato al regime perché il proprietario, c'è traccia, ce ne sono abbondanti, non solo nel mio libro, il proprietario Edwards ha sostenuto le ragioni del golpe, la decadenza, l'abbattimento di Salvador Allende, andando a Washington da Nixon, presidente della Repubblica Americana, e dal consigliere per la sicurezza Kissinger. Allora, questo giornale dà come grande notizia la repressione, ovviamente siamo in dittatura. Vedete, qui c'è una grande foto, riuscite a vederla bene? Questa grande foto, i militari stanno gettando nel fuoco libri, sono in prevalenza libri di Pablo Neruda, probabilmente qui siamo quasi sicuramente ricostruito nella Plazetta Diagonal. Fateci caso, non c'è il titolo a questa foto. È una foto che deve parlare da sé, punto. Buttano. Questa scena è accaduta la mattina del 23 settembre a 2 chilometri di distanza in linea d'aria dalla clinica Santa Maria, ma è accaduta uguale in tante altre parti del paese, qualche volta anche con effetti ridicoli, perché sono stati buttati libri del cubismo con i quadri di Picasso, perché il cubismo faceva pensare a Cuba e, come dire, l'incubo si chiamava Cuba. Eccolo qua, è morto il poeta Pablo Neruda, un po' più piccolino delle altre notizie importanti. Sapete che c'è scritto là dentro? Non è che sia per forza la versione ufficiale, ma per anni, come dire, è passato totalmente inosservato, anni, 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 anni. Pablo Neruda è morto dopo un'iniezione praticata per lo shock che ha subito. L'iniezione misteriosa, di cui nessuno ha parlato, sta qua, sul giornale che ha sostenuto anche a lungo dopo il golpe. Allora, tu mi chiedevi del certificato, perdonami, a questo punto mettiamo tutte le carte in tavola.
Questo è il certificato del registro civile, a scanso di cui ho anche la foto dell'archivio del registro civile, ricalca pari pari il certificato medico. La mattina del 24 settembre Matilde Urrutia chiede a Enrico Ebello, amico di famiglia, critico d'arte, chiede di andare a registrare l'avvenuta morta. Enrico Ebello va alla clinica, ritira il certificato medico e va subito dopo dall'urologo che aveva in cura Pablo Neruda. Perché va dall'urologo se ha ritirato il certificato in clinica? Va dall'urologo perché il certificato ritirato in clinica non è firmato. Non è firmato dal medico di turno Sergio Draper, che l'ha seguito, e neanche dal medico che Sergio Draper, vivo, dice che lo ha sostituito e che si chiama il dottor Price. Però vi segnalo anche che se cercate in tutti gli ordini dei medici del Cile, in tutte le ospedali e in tutte le cliniche, il dottor Price di cui parla il dottor Draper non esiste. Non è mai esistito in Cile un medico che si chiama Price. Da una perizia di cui do conto risulta che il certificato medico è stato firmato, compilato, non firmato, da almeno 3 mani. Le indicazioni del certificato medico, che sia cancerosa al primo posto, sono quelle che ritroviamo nel certificato del registro civile. E da cosa si ricava che la cachessia non è possibile? Si ricava dalla cintura allacciata nel corpo riesumato di Pablo Neruda, allacciata sempre allo stesso foro, quindi sappiamo la circonferenza, sapevamo l'altezza, con studi scientifici, non studi a chiacchiere, con studi scientifici è stato possibile ricavare il ventaglio di peso di Pablo Neruda. Sempre sta nella fascia obeso, l'ultimo livello più alto è sovrappeso. Se questo anche non bastasse, l'analisi delle proteine ci dice che la cachessia è impossibile. Dunque il certificato è falso, completamente falso. C'era un altro elemento che hai detto, che cosa è avvenuto in quei giorni? In quei giorni sono avvenuti molti delitti e molte torture. Quella più atroce, se mai si potesse fare una triste, inqualificabile graduatoria dei delitti, è quello del cantante popolarissimo Victor Jara. 5 giorni dopo, con le mani maciullate. Tenete presente, vengono i brividi, se vi capita di sentire o di vedere il video della canzone di Victor Jara, C'è di che star male. L'ultima canzone che canta in italiano, Qui rimango, ha i versi di Pablo Neruda, e che temeva che si potesse ripetere quello che è accaduto in Spagna. E Raffaello, ci vuoi leggere il testo della canzone? Io non voglio la mia patria divisa né dissanguata da 7 coltelli. Voglio che la luce del Cile risplenda sulla casa appena costruita. Io non voglio la mia patria divisa né dissanguata da 7 coltelli. Io non voglio la mia patria divisa. C'è posto per tutti nella mia terra, e chi dovesse sentirsi prigioniero vada lontano con la sua melodia. I ricchi sono sempre degli stranieri, vadano pure a Miami con le loro zie. Io non voglio la mia patria divisa, se ne vadano lontano con la melodia. Io non voglio la mia patria divisa. C'è posto per tutti nella terra mia. Io rimango a cantare con gli operai in questa nuova
storia e geografia. Io rimango a cantare con gli operai in questa nuova storia e geografia, in questa nuova storia e geografia. Roberta, abbiamo ancora pochi minuti, una decina. E in tutti i tuoi libri, oltre, come dire, alla tua giornalista d'inchiesta e di scrittore, emerge un'altra cosa, emerge una posizione etica. Ti sei occupato degli sprechi di denaro pubblico a livello europeo, di evasione fiscale, di incuria del patrimonio artistico ed altro. La molla etica qui è in questo percorso è evidente, è, come dire, la spinta a far sì che, insomma, si possa vivere in una società ben ordinata, governata dall'uno o dall'altra parte politica, questo non ha rilevanza, ma comunque dove ci siano delle persone competenti che si occupano della cosa pubblica. Qui la molla etica qual è stata? Il rispetto della persona. E veramente strada facendo, per esempio, vedendo quello che era accaduto a Manuela Raia, indipendentemente dalle caratteristiche della persona, fra l'altro nel caso specifico una persona estremamente semplice, questa violenza che si è abbattuta, c'è un certo punto del racconto della giornata dell'11 settembre che Matilde Urrutia e Pablo Neruda si dicono: ma dove erano queste persone che stavano facendo queste cose? Dove erano che noi non li conoscevamo, non sapevamo della loro esistenza? Devo dire che quelle parole sono state fra le cose più atroci, perché, come dire, il tema della persona che è accanto a te e che si sveglia una mattina e con tutta tranquillità risponde all'ordine, ma evidentemente convinto, di buttare giù le bombe sul palazzo presidenziale, è una cosa, come hai detto tu, al di là di qualunque colore, che ti fa star male. Sapere che hanno preso delle persone, compreso il nipote di Matilde, David Urrutia, gli hanno messo dei pezzi di binario, come si chiamano, delle rotaie, insomma, legate alle gambe, per buttarli giù dai velivoli in modo che affondassero bene, bene, bene. Beh, è, come dire, il rispetto dei diritti umani, nel caso specifico di un poeta, la violazione che è stata compiuta con dei comportamenti veramente atroci, la voglia di verità e di giustizia è stato quello che ha spinto, ripeto, tentando di lavorare in modo neutro, perché devo riuscire a prendere qualunque documento e a ricostruire con estrema serietà. E visto che mi hai risposto in modo molto sintetico, e ti ringrazio di questo, è chiarissimo, dimmi anche un'altra cosa. Come facciamo a escludere che non ci sia stato dolo? Cioè che il dolo sia tutto a posteriori, cioè che hanno provato a curare Neruda, hanno fatto una stupidaggine, gli hanno dato un farmaco che non ha potuto sopportare e dopo hanno cercato di coprire questa enorme sbadataggine mettendo in piedi una serie di cose che non stanno in piedi, diciamo. In astratto potrebbe essere successo, però dovremmo sapere perché è scomparsa la cartella clinica alla clinica Santa Maria, perché non c'è traccia di nulla di Pablo Neruda a
alla clinica Santa Maria come se lui non fosse stato lì. Poche settimane prima, due mesi prima, all'inizio di luglio, ha avuto anche un piccolo intervento, lo racconta la sorella Laura, alla clinica Alemanna, sempre a Santiago. Non c'è traccia di nulla, neanche alla clinica Alemanna. Aggiungo che uno dei primi decreti, dei primi provvedimenti del regime insediato, l'11 settembre, è stato quello di mettere sotto controllo tutto il sistema sanitario pubblico e privato. La clinica Santa Maria era la prima clinica e, come ricordato, Neruda muore nella camera 406, è soltanto una coincidenza, nella 402, quindi la camera accanto, questa e quella, viene ucciso, c'è la sentenza, quindi non è una fantasia, l'ex presidente della Repubblica Edoardo Frei Montalva. Il dolo sì, ci può essere stato, come dire, nella somma dei fattori ce ne sono tanti altri. Prima di lasciare la parola a Raffaello per l'ultima lettura, so che volevi leggere... Ma diciamo sì, due righe io impropriamente, e così poi diamo, come dire, ritorniamo, visto che tutti amiamo, in questo caso si può usare il plurale, Pablo Neruda come il poeta dell'amore, anche se lo abbiamo raccontato come il poeta dell'amore, dell'impegno civile e della vita. Allora volevo leggere le due righe prese dalla poesia La vita. Sono scomparse. Ora prendo il libro e facciamo prima. Che danno il segno della speranza, e la speranza è appunto quella della giustizia. Io ho dinanzi a me solo sementi, sviluppi radiosi e una gran dolcezza. Ci leggi l'ultima poesia, Raffaello? Non t'amo se non perché t'amo. E dall'amarti a non amarti giungo. E dall'attenderti quando non t'attendo passa dal freddo al fuoco il mio cuore. Ti amo solo perché io ti amo. Senza fine io t'odio, e odiandoti ti prego, e la misura del mio amor viandante è non vederti e amarti come un cieco. Forse consumerà la luce di gennaio il raggio crudo, il mio cuore intero rubandomi la chiave della calma. In questa storia solo io muoio e morirò d'amore. Perché t'amo, perché t'amo, amore, afferro e fuoco. Allora, buonasera, davvero grazie. E, insomma, è stata una presentazione per me emozionante come, sì, come poche, vero. Tra la poesia di Neruda e il ricordo di quei fatti, come ce li ha fatti rivivere Roberto Ippolito. I libri sono in fondo alla sala in vendita, forse è possibile organizzare un firmacopie con le misure, con un cautela, sto sì, chiedendo alla direttrice di Casa delle Letterature, sì, ok, con cautela, quindi a distanza. Okay. Bene, allora io vado via da qui. Vado, Simona, vado in fondo lì o qui resto? In fondo, ok. Sentite, tutti splendidi, perché avervi tanti qui nel giorno del Covid, nel giorno della pioggia, è magnifico. Splendidissimi Raffaello e Stefano, non vi posso abbracciare.